È stato uno spettacolo emozionante la Via Crucis che si è snodata per la prima volta all'interno del Teatro Romano di Teramo, un evento fortemente voluto dal Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, che sfidando il maltempo, insieme a più di 400 persone, ha pregato e ricordato la passione di Cristo sotto una pioggia incessante. A portare la croce si sono alternati i rappresentanti dei gruppi giovanili diocesani che ad ogni stazione hanno eseguito letture, preghiere e meditazioni. Tra le rovine romane illuminate in maniera suggestiva sono state evocate le 14 stazioni che ripercorrono la fine della vita di Gesù. Su un maxi schermo una regia televisiva trasmetteva momento per momento il percorso di preghiera. A rendere ancora più emozionante l'evento hanno contribuito i musicisti del Conservatorio Braga e il Coro del Duomo, che hanno accompagnato le riflessioni. I giovani delle parrocchie teramane sono stati i veri protagonisti dell'iniziativa religiosa, giovani ai quali il Vescovo di Teramo Leuzzi tiene in modo particolare, ai quali dedica mensilmente una lettera di esortazione. Alla Via Crucis hanno assistito tutte le principali autorità cittadine, le forze dell'ordine, il prefetto e il sindaco. In molti hanno pensato a quanto potrà essere bello in futuro il Teatro Romano, una volta recuperato e liberato dai due palazzi Salvoni ad Amoli che attualmente ne limitano la cavea e che presto saranno abbattuti. Il Vescovo Leuzzi ha già annunciato che il prossimo anno la celebrazione della Via Crucis sarà ripetuta.